Buongiorno bambini! Oggi vi racconterò la fiaba di Cappuccetto Rosso. C'era una volta una bella bambina che era tanto brava che tutti le volevano bene, soprattutto la sua nonna, che le regalò un bellissimo cappuccetto tutto rosso, in velluto. Lei non voleva mai toglierselo e tutti presero a chiamarla Cappuccetto Rosso. Un giorno la sua mamma le disse: "Vieni, Cappuccetto Rosso, prendi un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino e portali alla nonna che è tanto malata. Quando arrivi, mi raccomando, salutala per me, ma bada bene a non allontanarti dalla strada, perché potresti cadere, inciamparti e farti male e rompere la bottiglia di vino e la nonna non avrà nulla." "Va bene, mammina, va bene," disse Cappuccetto Rosso, "ti prometto che farò tutto, tutto per bene." La casa della nonna stava al di là del bosco e quando Cappuccetto Rosso imboccò il sentiero, incontrò il lupo. La piccola non sapeva che il lupo fosse una creatura tanto cattiva e non ebbe paura. "Buongiorno, Cappuccetto Rosso." "Buongiorno, signor lupo." "Dove vai?" "Vado dalla nonna." "Che cos'hai sotto il grembiule?" Ho un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino per la nonna, perché ieri abbiamo fatto il pane e così gliene porto un pezzo." "Ma dove abita la tua nonna, Cappuccetto Rosso?" "La mia nonna abita a un buon quarto d'ora da qui. Devi attraversare il bosco e quando vedrai la macchia di noccioli sotto le tre grosse querce troverai la sua casa." Il lupo pensò: "Questo bocconcino tenero non devi fartelo scappare, devi trovare il modo di acchiapparlo." Così, dopo aver fatto un pezzettino di strada con Cappuccetto Rosso, le disse: "Oh, cara bambina, ma perché non ti fermi a osservare le meraviglie che ci sono qua? Guarda quanti fiori, te ne vai tutta seria per il tuo sentiero, come se tu dovessi andare a scuola. Invece, guarda quante meraviglie che ci sono, quante gioie nel bosco." E quando Cappuccetto Rosso alzò gli occhi e vide che i raggi del sole filtravano tra i rami degli alberi, si accorse che il bosco era pieno di fiori e decise di raccoglierne un bel mazzo per la sua nonna. Ora avvenne che il lupo, che era un briccone e anche un furbone, corse dritto dritto a casa della nonna. Bussò: "Toc toc, chi è?" "Sono Cappuccetto Rosso." "Oh, cara, alza il saliscendi della porta ed entra. Sono troppo debole per alzarmi." Così il lupo aprì la porta e, zitto zitto, si avvicinò al letto della nonna e la ingoiò in un sol boccone. Poi si sdraiò sotto le coperte, chiuse le tende e si addormentò. Quando Cappuccetto Rosso ebbe finito di raccogliere tutti i fiori, si ricordò che doveva correre dalla nonna e quando arrivò le parve strano di vedere che la porta era spalancata. Entrò dentro, chiamò la nonna non rispose e quando aprì la tenda e vide che stava dormendo nel letto, le parve di un aspetto un po' strano. Aveva una cuffia,
abbassata fin sopra gli occhi. E le disse: «Oh nonna, che occhi grandi che hai!» «È per vederti meglio!» «Oh nonna, ma che mani grandi che hai!» «È per afferrarti meglio!» «Oh nonna, ma che orecchie grandi che hai!» «È per ascoltarti meglio!» «Oh nonna, ma che bocca spaventosa hai!» «È per meglio divorarti!» E am! Se la mangiò in un sol boccone. E si mise di nuovo a dormire con una pancia così grossa e così grossa, 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 che fece un tal fracasso nel russare. Faceva così tanto rumore che il cacciatore che passava proprio lì vicino alla casetta della nonna si preoccupò e disse: «Oibò, come russa la vecchia oggi! Forse è meglio che entro a dare un'occhiata per vedere se va tutto bene». Quando entrò e vide che al posto della nonna nel letto c'era quel brutto lupo, gli disse: «Eccoti qua, brutta bestiaccia! È tanto che ti cerco! Adesso ti acchiappo!» E quando fece per puntare lo schioppo verso il lupo, gli venne in mente che forse dentro in quel pancione c'era la nonna. Così prese un paio di forbici e cominciò a tagliare la pancia. Al primo taglio, zac, vide il cappuccetto rosso della bimba. Al secondo taglio saltò fuori tutta per intera. E al terzo taglio saltò fuori anche la nonna. Era un po' stanca la nonna, però stava bene ed era viva. Cappuccetto Rosso corse a prendere dei grossi pietroni per riempire la pancia del lupo e quando fu tutta piena la cucirono con l'ago e con il filo e quando il lupo si svegliò fece per fare 3-4 passi ma il peso delle pietre era troppo e lo fecero cadere al suolo morto. Erano tutti e tre molto felici. Il cacciatore si portò a casa la pelle del lupo. La nonna mangiò la focaccia e beve il vino e si sentì molto meglio. E Cappuccetto Rosso pensò: «Non succederà più che mi allontanerò dalla strada da sola quando la mamma me l'ha proibito». Ecco bambini, vi auguro